Buongiorno e ben ritrovati come ogni giorno alle 14.30 per prendere un caffè con qualcuno che possa aprirci una finestra su un mondo diverso da quello che vediamo da casa nostra. Abbiamo oggi con noi Silvia Pavoni, ci parlerà di Londra, ci darà gli ultimi aggiornamenti di quanto sta succedendo nella City e quali sono le condizioni che vedremo. Allora, ecco Silvia. A breve. Intanto saluto tutti quelli che si stanno collegando, grazie per essere con noi anche oggi. Dovremmo avere Silvia fra qualche istante che compare direttamente da Londra. Ciao Monica. Hai deciso di adottare lo stesso colore della regina? Eccomi qua, sì, esatto. È involontario, ma ottima osservazione. No, no, lo noto, sai perché? Perché c'è stato tutta uno studio sul perché il verde che è attaccato alla terra, attaccato alla natura, invece anche la primavera, la rinascita, quindi insomma pare che ci sia stato un lungo studio dietro la scelta di quel colore, quindi il fatto che anche tu l'abbia messo, insomma, ci fa ben sperare. Dobbiamo tornare in positivo a tutto quello che sta succedendo. Allora, qui tutto bene, la giornata è più o meno di sole, dalle vostre parti, visto che l'altro giorno Alessandra Segantini, l'architetta con cui ci siamo collegati, ci ha fatto vedere una Londra stupenda con un sole incredibile. Qui invece oggi è grigio, quindi siamo tornati ai colori tipici di Londra. Almeno non avete la tentazione di uscire. Esatto, no, sicuramente nessuno cederà in questa tentazione, immagino, oggi. Ascoltami, cosa sta succedendo lì? È vero che sono così bravi che avete il 90% delle persone che stanno a casa e non escono? Sì, in effetti ho sentito quello di cui parlava Maria Alessandra ieri. Questo dato non l'ho ancora visto. Non lo so quanto siano ligi in effetti gli inglesi. Comunque per il mio piccolo, quanto vedo qui in zona, di sicuro cercano di prenderlo seriamente, quindi... No, sono piccoli esempi che vedo, ma insomma, se qualcuno arriva dalla mia parte, insomma, del marciapiede, l'oretta che abbiamo a disposizione per riuscire a fare un po' di ginnastica, normalmente tutti si spostano dall'altra parte. Comunque le vie sono quasi tutte deserte, le foto che sono, della City sono deserte, il Tamigi è uno specchio d'acqua, è piatto, e in effetti sono così, volendo cercare di trovare un po' di bellezza in tutto questo, sono delle immagini molto belle. E poi nei parchi voi avete scoiattoli, le protti, quant'altro, quindi in questo momento si staranno riappropriando della città. Esatto, sì, si parla anche di questo, infatti, sì. E non solo qui, no? un po' in tutto il mondo, insomma, anche a Venezia si parlava appunto della natura che si riprendeva la città. E quali sono le condizioni? Quindi voi potete uscire un'ora al giorno? Beh, ho detto un'ora, ma in realtà una volta al giorno. Una volta al giorno per fare servizio, quindi questo è rimasto. Una volta al giorno. Però non c'è nessuno che vi controlla. No, non c'è nessuno che controlla, anche se è vero che ci sono dei casi in cui magari qualcuno si lamenta normalmente su social media perché viene fermato dalla polizia che chiede il motivo di questa uscita. Non so, magari da un certo punto di vista queste persone si sentono un po' soffocate, altro è possibile che la polizia segua gli ordini e in qualche caso si senta di dover appunto controllare che le persone in effetti rispettino gli ordini. La cosa principale che è successa ieri è che c'è stata l'estensione di questo lockdown per altre 3 settimane, quindi ora è ufficiale. Quindi arriverete al 3 settimane l'11? Arriveremo alla prima settimana di maggio con comunque l'idea che si possa trascinare per tutte le 12 settimane di cui Boris Johnson aveva parlato inizialmente. Inizialmente si diceva che il governo aspettava che, diciamo, il picco di questa emergenza fosse superato dopo 12 settimane, dopo le prime 3 settimane ci viene detto che ce ne saranno altre 3, e questa idea dei 3 mesi è stata ribadita. Quindi 3 mesi che per voi sono iniziate 3-4 settimane 20, fa? Esatto, il 23, sì. Sì, 3 settimane fa, sono iniziate. Quindi vuol dire giugno? Vuol dire giugno. Inizio giugno forse potrete riuscire? Esatto, non ufficialmente, chiaramente, ma è questo. Certo. Aspetta. Tra l'altro stavo leggendo sul Times che stanno aumentando le morti di chi è curato a casa, nei vostri casi, su Londra e in Inghilterra più in generale.
I numeri li hai visti per caso, gli ultimi che... Sì, guarda, gli ultimi dati, questi sono i dati ufficiali che vengono per quanto riguarda i decessi dagli ospedali. E quindi ieri ci sono stati 861 casi per un totale Regno Unito di 13.729. Quindi questi sono i dati ufficiali di ieri, e di nuovo riportano esclusivamente i decessi negli ospedali. Infatti, invece è stato lanciato l'allarme, insomma, pare che comunque le morti in casa ci siano e siano molto numerose, quindi bisognerà vedere, insomma, se poi faranno un conteggio. Devo dire che anche qui da noi probabilmente non riescono a contare tutti i casi. Adesso sono usciti i dati che riguardano le, case di riposo, sono veramente impressionanti perché ci sono tra i 6.000 e i 7.000 morti, negli ultimi mesi, e quindi davvero, impressionante. Noi in Italia siamo arrivati a 106, abbiamo superato i 106.000, attualmente positivi con 22.170 decessi, persone che hanno perso la vita, e quindi si continuano peraltro a avere notizie di questo, di queste perdite, ed è veramente impressionante, insomma. Però si inizia a parlare anche, di riapertura. Visto che voi avete rimandato di altre 3 settimane, per voi si allunga, il miraggio di poter arrivare alla fase 2. Assolutamente, assolutamente. Penso che tutti si sentano ancora veramente nella fase iniziale, quindi siamo proprio all'inizio di questo percorso, e uno dei dibattiti che in effetti ha davvero senso fare ora riguarda la sicurezza del personale medico, dell'ospedaliero, medici. Quindi, come sai, continua ad essere questo applauso che facciamo tutti alle 8 di sera ogni giovedì. Però in effetti, come tanti hanno fatto presente, cosa che sinceramente personalmente insomma, mi trova d'accordo, sembra quasi un po' una presa in giro applaudire, soprattutto se l'applauso viene anche dal governo, quando poi queste persone non hanno neanche Non le hanno. necessarie sì, per far fronte all'emergenza, e quindi spaventa davvero l'idea, sembra assolutamente un'offesa, è un Cioè, va insulto. bene i primi giorni, però in questo momento forse serviva altro, diciamo. Sì, serviva insomma, rendere un'azione molto più forte per far arrivare questo materiale protettivo allo staff ed essere medico ed essere più trasparente riguardo la situazione. Francamente in Italia le polemiche sono state tante perché anche noi abbiamo avuto gli stessi problemi, molti medici hanno perso la vita proprio perché non avevano i dispositivi personali per difendersi e, insomma, si pensava che in altri paesi potesse essere diverso, andare meglio, e soprattutto in Gran Bretagna magari ci si aspettava forse una copertura maggiore sotto questo fronte. Invece mi sembra che siamo un po' allo stesso livello nostro, seppure voi siate arrivati dopo, quindi avevate anche il tempo di reazione. Esatto, quindi c'è assolutamente una critica molto forte verso il governo in questo senso, la critica che è assolutamente fondata. Un'altra cosa interessante che è successa ultimamente è che c'è l'arrivo di questi lavoratori stagionali dalla Romania, che vengono appunto nel Regno Unito per lavorare nei campi e raccogliere appunto gli ortaggi e la frutta. Quindi nonostante Brexit, nonostante diciamo la spinta contro questa immigrazione, che questi immigrati che venivano secondo chi era insomma, a favore di Brexit in questo paese per rubare, tra virgolette, il lavoro ad altri, ora si trovano invece molto ben, insomma, volentieri o comunque ad avere la possibilità di avere personale Di avere? di avere immigrazione che aiuti l'agricoltura in questo caso. Altro dettaglio che probabilmente avrai, di cui, insomma, avrai, che avrai notato è che Boris Johnson, una volta uscito dalla fase peggiore della malattia, ci ha voluto personalmente ha voluto ringraziare Sì, personalmente ringraziare i medici. un'infermiera era portoghese, un'altra infermiera era della Nuova Zelanda. Quindi di nuovo ritorniamo al tema dell'immigrazione. Sì, fra l'altro ci sono stati diversi servizi che hanno sottolineato questo, appunto, non soltanto su Londra, ma anche su New York, dove in questo momento, gran parte della società sta andando avanti proprio per gli immigrati, perché fanno dei lavori magari umili anche all'interno degli ospedali, perché noi ricordiamo sempre medici e infermieri, ma c'è chi tiene pulito l'ospedale, disinfetta, che viene ricordato raramente. Ecco, molte di queste persone sono immigrati e quindi, insomma,
insomma, ci si sta rendendo conto di quanto siano indispensabili. In Italia, per esempio, c'è il grosso problema dell'agricoltura. Se non ci saranno gli immigrati e gli stagionali che vengono di solito a raccogliere frutta e verdura, molti dei raccolti rischiano di andare perduti. Ecco, no, non so, nel vostro caso invece sono riusciti a entrare? Sì, sono entrati, sono Ma per. c'è stato un decreto particolare o è tutto regolare? Ecco, un'altra cosa interessante è che il Regno Unito comunque non ha chiuso le frontiere, quindi le frontiere rimangono aperte a differenza delle misure adottate da altri paesi, cosa che in realtà anche un po' ha attirato, diciamo, critiche, ma le frontiere rimangono aperte. Ecco, noi invece non sappiamo neanche se potremo spostarci da regione a regione quest'estate, per cui insomma, tant'è vero che addirittura la von der Leyen ha detto non prenotate le vacanze. Per l'Italia questo è un boomerang pazzesco perché il turismo conta per il 13-14% del PIL nazionale e avendo già perso Pasqua e i ponti di primavera, cioè 25 aprile, 1º maggio, perdere anche l'estate rischia di far saltare davvero e far andare in bancarotta tante attività turistiche. Per quanto riguarda invece Londra, il turismo naturalmente è tutto fermo, io avrei dovuto venire proprio in questi giorni a trovarvi, però le frontiere sono aperte, ma se io vengo dall'Italia mi bloccate 14 giorni in quarantena, Le giusto? frontiere sono aperte, ma sì, quindi non c'è in realtà gran motivo per farlo, quindi comunque nessuno sceglie di farlo. So di nuovo casi personali di un'amica che in realtà ha superato il virus e che vorrebbe venire a Londra e in teoria non ci sarebbero grandi pericoli, però cosa fai a Londra in una Londra che è chiusa? Quindi a livello individuale non ha comunque senso farlo. Quindi magari il Regno Unito si impone un po' meno, è meno prescrittivo, nel senso non richiede i formulari che invece di cui abbiamo bisogno in Italia per spostarsi, per uscire da casa, l'autocertificazione, eccetera. Lascia un po' l'individuo e fa più pressione diciamo, sulla necessità e sull'interesse, insomma, il More motivo. persuasion, diciamo. Sì, Che forse. funziona di più però con gli inglesi rispetto che con gli italiani. Ecco, bisogna anche considerare la cultura e il mondo in cui si vive. Per la fase 2, mentre Lombardia e Veneto premono per riaprire dopo il 4 maggio, ovvero il giorno dopo la scadenza prevista dal decreto che abbiamo visto del 10 aprile scorso, qualche spiraglio si potrebbe delineare, scrive il Sole 24 Ore, già alla fine della prossima settimana, dopo il 25 aprile, quando potrebbe scattare il semaforo verde per alcune filiere, in particolar modo dalla moda all'automotive, la meccanica, ma anche cantieri, cave e miniere. Quindi potrebbe essere un anticipo di alcuni settori, anche perché comunque la pressione a livello di industriali è fortissima per poter far ripartire almeno alcuni settori. Ricordiamo che però è importantissimo in questo caso, lo ricordano i sindacati, riuscire a far lavorare le persone con distanze di sicurezza e con dispositivi adeguati. Il caso per esempio della Ferrari che ha aperto e ha dato la possibilità di scegliere volontariamente se tornare al lavoro è emblematico, però è anche vero che farà un test, esame del sangue a tutti quelli che rientreranno, monitorandoli e scannerizzandoli giorno per giorno e tutti i dipendenti hanno accettato di avere un'app in cui ci sarà un controllo di chi incontrano e chi vedono. Ecco, per quanto riguarda invece l'industria e i vari settori in Gran Bretagna, voi avete la chiusura, e se sì, di quali settori in questo momento? Quindi non si parla ancora di settori specifici, nel senso che si parla più della restrizione dei movimenti, quindi chi svolge una funzione che viene ritenuta essenziale, che include tra l'altro il trasporto di cibi o di merci, può spostarsi. Non c'è in realtà una prescrizione così specifica come in Italia. Quello che c'è comunque c'è il supporto ed è uno dei problemi di cui si inizia a parlare chiaramente ora, è l'effetto che questo virus indirettamente ha sull'economia e quindi poi ci si trova in una situazione di crisi economica di cui effetti ancora si conosce molto poco. Quindi sappiamo che il Fondo Monetario Internazionale prevede una recessione globale per il prossimo anno, nello scenario più ottimistico, sì, invece l'anno successivo si riparte in crescita, però in uno scenario che è meno,
ottimista in cui ci si aspetta Certo. che i lockdowns continuino per la seconda metà di quest'anno e che ci sia poi un'emergenza del virus il prossimo anno, rimaniamo in recessione. Quindi si parla ancora di temi, è un virus che ancora conosciamo molto poco e iniziamo a conoscere ora e comunque i tempi della medicina per trovare una terapia, per trovare un vaccino sono molto lunghi. Non so se hai visto il report, la ricerca fatta dalla scuola di Public Health di Harvard, che addirittura immagina lockdowns fino al 2022, on and off, e che ci possa essere una riemergenza del virus regolare fino ad arrivare al 2024. Quindi davvero parliamo in assenza di terapia farmacologica. Quindi davvero arriviamo a tanti anni più in là. La nostra, a un punto in cui davvero l'impatto economico è difficile Sarà da pesantissimo, sì. e da quantificare. Quindi è anche importante studiare modi per cui l'economia può ripartire. Quindi sappiamo che appunto i fondi stanziati dal governo inglese, che sono 330 miliardi di sterline, probabilmente verranno aumentati. Sappiamo che parte del pacchetto più grande della storia degli Stati Uniti, di quasi 3 miliardi di dollari, i 350 milioni di dollari destinati alle piccole società, alle piccole imprese, sono già evaporati, sono già stati pagati. Quindi nel giro di pochissimo tempo sono già stati asciugati da chi faceva richiesta e tanti ancora chiaramente rimangono Ma sarà così anche da noi perché comunque insomma anche i 25.000 euro di prestiti non possono che coprire poche imprese rispetto al totale, se noi contiamo che possono coprire magari 300-400 su un totale di oltre 4 milioni, insomma diventa complesso. Per quanto riguarda le vostre stime, l'ufficio finanziario del Ministero del Tesoro vostro dice meno 13%, mentre il Fondo Monetario Internazionale ha stimato per il vostro paese meno 6,5%, dico vostro anche se tu poi, insomma, essendo italiano, partecipi Sei di già a tutte e metà. due le parti, ecco. Tra l'altro, Monica, una cosa interessante su cui riflettevo ora, che avevo fatto la richiesta finale per prendere la cittadinanza inglese, insomma, britannica, Ma senza perdere quella italiana. pensate, chiaramente mai, non l'avrei mai fatta altrimenti. Quindi, per avere la cittadinanza doppia, poco prima che la crisi davvero esplodesse qui, e quindi sono in attesa e speriamo che non mi facciano rifare tutte le carte, perché è un processo lunghissimo e costoso, tra l'altro, molto costoso. Quindi. No, ma insomma, speriamo che non le abbiano perse. Può capitare, secondo me, questo in Italia, come è successo con i bonus per cui tanti autonomi hanno dovuto rifare la domanda. Insomma, speriamo che non succeda lì invece con la tua domanda di Sempre che gli cittadinanza. impiegati giustamente staranno a casa, immagino che sia per questo. Allora, qui in Italia appunto c'è tanta pressione sulla riapertura da parte delle industriali, però io mi chiedo, ci sono dei lavori che si possono fare in smart working, ci sono dei lavori invece che in smart working non si possono fare. Penso a un'operaia o a un operaio. Se la mia azienda riapre e riparte, vuol dire che io poi mi devo presentare comunque in ufficio oppure nella mia officina. A quel punto li lascio i bambini perché oggi la notizia è che da noi le scuole rimarranno chiuse. Avevo capito da Alessandra Segantini che anche da voi ormai l'anno scolastico si ritiene chiuso, giusto? Guarda, non c'è certezza, però è quello che in realtà mi ha detto anch'io. Qualcuno si aspetta, di nuovo, questi sono così dati impressioni di persone attorno a me. Qualcuno si aspetta che magari dopo il half term di fine maggio riaprano. C'è un grandissimo punto di domanda su questa cosa, perché chiaramente se rimaniamo tutti in lockdown, probabilmente le scuole rimangono in lockdown. Però la cosa che ha riunito, che è molto positiva, è che comunque le scuole funzionano negli orari, diciamo, nelle giornate, gli orari normali, per i figli di persone che svolgono lavori che sono ritenuti essenziali, quindi medici, infermieri, giornalisti, tra l'altro, non nel mio caso perché magari chi fa news, e comunque non mi azzarderei mai a fare una richiesta di questo genere, visto che posso lavorare tranquillamente da casa, altri, polizia, la polizia, forze dell'ordine, eccetera, possono comunque mandare i bambini a scuola. È una scuola Quindi da voi ci sarà questa possibilità, nel senso chi.
forzatamente deve andare nel suo posto di lavoro, potrà mandare i bambini a scuola, che può essere una soluzione per tamponare appunto l'emergenza, però è anche vero che così tu comunque rischi di aumentare il dislivello sociale e culturale fra i bambini, che già in questo momento c'è, perché ci sono certi bambini che possono essere seguiti a casa in un modo adeguato, certi bambini no. Quindi, insomma, anche questa differenziazione, se da un punto di vista pratico è assolutamente sensata, poi chissà se lo è in prospettiva, non so, tu cosa dici? Porterà senz'altro ad aumentare determinate situazioni, per cui è vero che i bambini che vivono in famiglie in cui intanto c'è l'accesso a internet e c'è l'accesso a un computer, Certo. scontata, che hanno dei genitori che comunque da sempre e comunque diciamo, mettono importanza sull'apprendimento, sulla scuola, se la creeranno. Ci sono altre situazioni in cui chiaramente il divario si farà Andrà molto più. aumentando. E non che fino ad arrivare a situazioni in cui insomma, pensiamo addirittura a situazioni di violenza domestica, per cui queste persone rimangono intrappolate proprio nella casa. Quindi c'è anche chi si sta muovendo, così come insomma, in tutto il mondo, soprattutto a livello di not for profit, per dare una mano a queste persone, al nucleo familiare, le persone all'interno di questo nucleo, si sentono intrappolate, devono scappare da situazioni pesanti. Tra l'altro oggi c'è stata una dichiarazione della ministra delle pari opportunità e della famiglia Elena Bonetti che diceva metteremo a disposizione 30 milioni per i centri estivi per le associazioni e le istituzioni che le vorranno fare, che poi bisognerà capire perché va bene il centro estivo, ma non è più facile tenerli distanziati a scuola che non magari in un parco dove devono giocare tutti. Da voi la scuola deve finire a luglio, giusto? Esatto, sì, da noi la scuola arriva fino più o meno alla prima o settimana o alla seconda settimana di luglio. Sì, perché se da noi hanno detto a maggio non apre, tenendo conto che doveva chiudere intorno all'8-10 di giugno, a questo punto da noi insomma le speranze sono proprio poche. Da voi, appunto, se si arriva magari a fine maggio, un ultimo mese, mese e mezzo, magari si riesce a fare, insomma. Vedremo, vedremo. Comunque sì, è difficile immaginare davvero cosa succederà. Oltre alle prossime 2 o 3 settimane. Peraltro, Londra in particolare vive molto di turismo e quindi bar, appunto, e tutto il divertimento, pub e così via. E lì sarà davvero difficile cercare di trovare una soluzione. Mi aveva fatto sorridere, ho visto sui social che in Irlanda, a Dublino, i pub si erano organizzati per poter portare a domicilio, spillare a domicilio le birre. Non so se l'hai visto. No, in realtà non l'avevo vista, però in effetti è un'iniziativa carina. Quello che ho visto è che ci sono magari piccole caffetterie, piccoli, diciamo, ristoranti che invece si organizzano per portare i pasti a casa. Beh, quello sarebbe già utile. Il problema in Italia, molti l'hanno fatto, per esempio qui dove sono io ho chiesto al ristorante come mai non l'hanno fatto, mancano le autorizzazioni, quindi se non ce le avevi pregresse, in questo momento chiedere l'autorizzazione per fare il delivery diventa complesso. Quindi sono tutte attività che poi rischiano appunto gravi danni da questa chiusura. Stavo guardando nelle agenzie se ci sono notizie particolari in questo momento, non mi pare, si parla soprattutto di banche, bisogna vedere, sono tutti in attesa di capire che cosa succederà e quali saranno le indicazioni. Peraltro oggi, se non è cambiato nulla, ci sarà anche una conferenza stampa di Conte. Oggi girava un cartello che diceva, anzi ieri, godetevi oggi perché domani sarà venerdì 17 di anno bisestile con la pandemia e in più c'è la conferenza stampa di Conte. E quindi adesso vedremo che cosa ci dobbiamo aspettare, questa sera con la conferenza stampa. Io ti ringrazio tantissimo per essere stata con noi anche oggi. Ricordo, voi ritroverete, giovedì prossimo, Silvia Pavoni qui in diretta che farà una conversazione con Deborah Mariotti da New York. Quindi avremo su Instagram di Alleyoop una conversazione Londra-New York e siamo veramente curiosi di vedere il vostro confronto. Benissimo, non vedo l'ora. Ah, Ah, c'è un saluto da Singapore. Allora, Stefania Paladini, Stefania, sì, dici Stefania, Stefania, ciao qualcosa di Stefania. Singapore, questa è una carambata. Come state?
Vediamo se ti risponde. collega, sì, che appunto si è trasferita italiana, che si è trasferita a Singapore, che piacere vederla. Vediamo se ci risponde Silvia. Come si chiama? Scusami, Stefania. Stefania da Singapore, vediamo se lì la situazione è migliorata. Insomma, le indicazioni che ci venivano non erano molto positive. È scomparsa, Stefania è scomparsa. Comunque sì, chiaramente Singapore era diventato quasi un modello di gestione no, di questa crisi, comunque non, purtroppo non ha eliminato il problema, anche, insomma. Eccola qui, tutto bene. È andata bene per molto tempo, ma la situazione sta peggiorando purtroppo. Accidenti, siete in lockdown, Stefania? Facciamo un'intervista via messaggio. No, se poi dovesse essere disponibile, Silvia, naturalmente la settimana, appunto la prossima fai una conversazione con New York, la settimana successiva, se Stefania dovesse essere disponibile e sveglia, perché non so quante ore di differenza siano, sarebbe carino vedervi conversare tra Londra e Singapore, se glielo Volentieri. vuoi proporre. Ecco, infatti lockdown quasi totale, casi saliti del 130%, quindi purtroppo sì, in Asia c'è questo ritorno del virus che ci fa pensare che probabilmente le stime della scuola di public health di Harvard in realtà non siano poi così off. Guarda, ti ho Bene, già detto volentieri, quindi così ci appuntamento anche con organizziamo. Singapore prossimamente. Ottimo. Grazie Silvia, davvero buona giornata e buona giornata a te, a tuo figlio e alla ragazza che vi sta aiutando. Che ora è Ciao. tornata in Italia, tra l'altro, Ah, quindi e come ha fatto a rientrare? Italia. Ah. Dopo una serie di voli cancellati, comunque l'Italia mantiene questi voli di rimpatrio. Ho capito, quindi siete rimasti da soli. Siamo da soli, sì, siamo da soli. Coraggio. Monica, Grazie un bel davvero, un bacio e un abbraccio. Buona giornata. saluto. Ciao, ciao a tutti. Ciao.